Un Pescara in versione Babbo Natale in vena di regali allo Spezia esce dall'Alberto Picco senza punti e con una pesante sconfitta per 4-0 che gela sul nascere gli entusiasmi che aveva creato la vittoria con la Pro Vercelli. Se quella in terra ligure doveva essere la gara delle conferme, allora ci sarà molto da lavorare con una squadra incapace di ottenere anche due gare positive di fila e quel minimo di continuità che i tifosi vorrebbero. In questo contesto la gara di sabato prossimo all'Adriatico con la Ternana non sarà sicuramente una partita come le altre. Zeman, rispetto alla vittoriosa gara di sabato scorso, conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva battuto 3-1 i piemontesi, con l'unica novità di coda in difesa per Fornasier. Fra gli spezzini non c'è l'ex biancazzurro Alberto Gilardino. In campo Pessina, inseguito vanamente in estate dalla società biancazzurra. Allerta meteo in Liguria con pioggia e terreno leggermente allentato. Sugli spalti 6.000 spettatori con una cinquantina di supporters biancazzurri. Si comincia su ritmi forsennati. La gara vede in campo due formazioni propositive, anche se il match è tutt'altro che spettacolare. Il Pescara mantiene il pallino del gioco, facendosi preferire, anche se al 34esimo è Maggiore, che approfitta di una topica della difesa pescarese a trovare il gol del vantaggio per lo Spezia. Fra i biancazzurri si infortuna anche Coda, che viene poi sostituito da Fornasier. Si fa in salita il match del Pescara, anche perché poco dopo si fa male anche Palazzi, che lascia il posto a Koulibaly. Con due sostituzioni forzate, Zeman deve così riassestare la squadra, che poi pian piano ricomincia a premere con Mancuso, che al 48esimo per poco non approfitta di un passaggio all'indietro di Lopez per Manfredini, che riesce comunque a salvare. Nella ripresa si gioca sotto un vero e proprio nubifragio. All'ottavo la palla buona per il pari capita sui piedi di Brugman, che chiama il portiere di casa ad una respinta miracolosa. Poi più nulla per il Pescara. All'11esimo infatti lo Spezia trova il raddoppio con Brugman che perde palla e con la sfera che poi arriva ad Amari, che a pochi secondi dal suo ingresso in campo con un tiro angolato supera Fiorillo per il 2-0. Notte fonda per il Pescara, che rischia il 12esimo quando c'è un tocco con la mano di Fornasier in area abruzzese, con le proteste locali ma con Pinzani che lascia proseguire. La squadra di Zeman accusa il colpo, si allunga e rischia di ricrollare anche a livello psicologico, con gli ospiti che invece cercano di approfittare di un delfino sbilanciato in avanti. Puntuale così al 28esimo arriva il tris del Pablo Granoce, e nella difesa delle belle statuine biancazzurre va a segnare comodamente il gol del 3-0, che fa partire in anticipo i titoli di coda di un film a tinte nere per il Pescara. Il finale nel nubifragio del Picco vede poi alla mezz'ora una punizione di poco alta di Brugman e al 38esimo il poker griffato dall'ex teramano Francesco Forte, che poi si divora la quinta rete a tempo quasi scaduto grazie al salvataggio di Fiorillo. Per il Pescara è un diluvio d'acqua, ma soprattutto di reti al passivo in un pomeriggio da passare subito agli archivi.